Ciao a tutti Gucci, ben ritornati al vostro Andrea Incontro 1 su questo nuovo video per Ever Oasis. Quello che c'è da fare ora è molto semplice, bisogna andare assolutamente al Monte Kidung a vedere l'esploratrice. Credo già di sapere chi è. Ho visto un paio di screenshot spoilerandomi malamente chi è, ma già sapevo che il personaggio chi era, ma non pensavo fosse quel personaggio, fosse già giunta l'ora di andare a trovarlo. Dovrebbe essere Miura. Dovrebbe chiamarsi Miura, come il creatore di Berserk, Kentaro Miura, ma non credo siano in qualche modo correlati, Ma io veramente vorrei combattere un po' di mostriciattoli qua. Dov'è? Cioè, li sconfiggo talmente facile ora che ci prendo gusto a sconfiggerli. E poi posso anche loccare da lontano. Il che è una buona cosa. Un altro che se n'è andato. Pelo di Panteratto ovviamente mi servirà più tardi per costruire una nuova bulbottega. Cioè meglio, mi servirà per ampliare la bulbottega che venderà poi quei materiali. Allora, intanto io cerco di far andare via un po' di roba sabbiosa. Sì, ma sono qui, dove attacchi? È andato via anche lui. Muta di cobra che spero possa servire a qualcosa. Mi servirebbe la sabbia per fare un materiale, per fare un bestiario. La spada, non bestiario, mamma mia, oggi non mi raccapezzo più i nomi. Allora, devo andare di qua, ma perché mi è segnato il punto dove dovrei andare. Ma stavolta non sbaglio però, Vado direttamente con la bomba, vado. E quello è scoppiato. Ha schivato. È andato anche questo. Allora, andiamo un po' qua di trovare un po' di roba. Se trovo la sabbia nel deserto. Ok, devo andare di qua. Qui c'ero già stato l'altra volta, però non c'era l'esploratrice. C'è ora invece. Che appunto, ripeto, dovrebbe essere Miura, ma non ne sono sicuro che se hanno localizzato questo nome come in italiano. Ma tu che ci fai in un posto del genere? Sei qui per incontrare me? Capisco. Cerchi persone da portare nella tua oasi. Però io sto andando al nido dei panteratti. E qui c'è la lotta contro un panteratto, contro un boss, che è nella scorciatoia del monte. Ah, se ti va potresti venire per un po' con me, no? Una volta portato a termine la missione potrei anche venire a visitare la tua oasi. Come faccio a sapere che c'è una boss fight? Ecco, si chiama Miura. Il problema sono le thumbnail di YouTube. Io seguo uno youtuber che si chiama Abdallah Smash, che fa gameplay praticamente di tutto ed è un grande, che ha pubblicato una ventina di episodi già di Ever Oasis, non ne sono sicuro perché non la sto seguendo la serie, visto che me lo sto giocando, voglio portarmi un pochino avanti e poi inizio a seguirlo, perché comunque sia, ve lo raccomando, è uno youtuber pazzesco. E quindi già so che mi sono visto la thumbnail, c'era lui al quarto episodio mi sembra, la boss fight, terzo quarto episodio, quindi. E c'era lui con Miura che andava appunto alla boss fight. Poi ha cambiato ancora la thumbnail un'altra volta e c'era solo il ratto con la boss fight. Quindi comunque sia, ora so che c'è la boss fight. Sono Miura della tribù Dra. Ok. Una baldotta credo sia, perché nello scorso episodio abbiamo scoperto che quelli che non sono bulbini si chiamano baldotti. È una parola brutta però, mi fa strano dirla. Andrea, che sono misterioso, ha il tuo nome? Beh, lieto di conoscerti. Wow! Ma così? Non c'è più tempo per i convenevoli, i nemici ci hanno circondato. Ai cobra spollici penso io, la mia lancia si prenderà cura di loro. Con i panteratti invece la spada è più efficace, quelli lascio a te. All'attacco, dove sono i panteratti? Dove sono i panteratti? Dove sono? Ma non c'è nessuno.
Ma è fatta? Cioè, già è fatta. Così facile? Ma non c'erano i panteratti. ce l'abbiamo fatta, a quanto pare siamo una squadra affiatata. Ora andiamo però, la nostra destinazione è il nido dei panteratti. Io sono un asso nell'estrazione di minerali, se adocchiamo una pietra scintillante andiamo a tirarla fuori. Ah, ok, col piccone, infatti mi sembrava strano, dico, ma la scorsa volta come l'ho estratti col piccone? Quindi lei ci farà da amica praticamente, ci segue nelle avventure. Mentre i Panther e Sasha, che era l'altra esploratrice, dovrebbe essere tipo una che sta lì ai negozi all'oasi. Allora, qui mi serve Miura perché devo far salire quelle scale. Infatti, lei è più alta, ci arriva. Ma credo che serva la lancia, a dire il vero, non l'altezza. Ah, sono sicura che la mia lancia possa attivare quel meccanismo. Lascia fare a me. E infatti è quello che ho appena detto. Allora, intanto levo altri cumuli di sabbia perché devo trovare appunto la sabbia che mi serve per lo strumento. Per creare la spada. Non mi ricordo come si chiama. Comunque, serve per creare una spada. Ok, andiamo a rompere un po' di culi pelosi. E beh, i panteratti c'hanno peloso il culo. Ragazzi, so. Abbiamo delle bombe? No. Ok, se erano delle bombe la cosa non mi piaceva. Non essendo bombe mi sento un pochino più tranquillo. Il macigno non possiamo ancora romperlo. Va bene, andiamo avanti alla lotta. Ah, i cobra. Lei ha detto che è più fa che la lancia funziona meglio contro i cobra squalo. Contro i cobra squalo. In effetti sì, è vero. Fa molti danni. Aspetta! Che sia questa la sabbia che mi serve? No, no, ramo fossile. No, forse non è questa. Ah, posso estrarre altri minerali? Ok, è scomparso. Allora, andiamo avanti. Oh mio Dio, ma cosa fai? Sei impazzito? Ma sei pazzo? Ma mi attacchi così alla sprovvista? Ma come osi? Ma questo è matto. Allora, no, cerco di sconfiggere un altro po' di nemici. Ah, lo schivarlo non ce l'ho fatta in tempo a schivarlo. Dammi un po' di sabbia. Oh mio Dio, aiuto, aiuto! Pezzente. Oh, e prendilo. Non me l'ha loccato. Ah, non me l'aveva loccato. Aspetta. Bene. No, lì non mi serve nulla. Aspetta, no, qui non ci sono stato. Questa è l'altra parte. Aspetta, manda con lei che nel caso ci siano dei cobra pestiferi. Eccolo, infatti, va. Perché non riesco a schivarlo? Non mi schiva. Non mi schivava. Vabbè, comunque sia. Perfetto, ora possiamo andare. Ma credo non ci siano altri pericoli a questo punto. Altri cobra, intendo. Invece. Non ho fatto in tempo a finire la frase. Mannaggia, oh. La bomba Miura! Andiamo veloci, va alla caverna della boss fight. Ehi, quanti panteratti?
Eccoci nel nido dei panteratti. Spero che anche lei sia qui. Ops, scusa, parlavo da sola. Andiamo avanti. Devo bruciare. Ah, abilità? Ah, no, niente. Bisogna romperla in qualche modo. Che io ancora non conosco. Questi, no, niente. Non si può salire lì, giustamente. Madonna. La cosa brutta di questo gioco. Che. Ah, qui bisogna scavare. La cosa brutta è i comandi. Quando devi schivare e attaccare. Quando attacchi, rimane sul momentum dell'attacco e non riesce a schivare bene. E questa è la cosa un po' fastidiosa. Ah, là ne vedo un'altra già. Oh, altra sabbia. Cos'è? Niente, bisogna sempre scavare qua. Io non ho l'abilità per scavare, non sono buono. Va, l'attacco in salto pure, vai. Fammi curare. Oh! Ancora un po' allora? Aspetta, lei forse può farla lei? Sì? Grande Miura! Però ho visto un'altra persona. Persona, un'altra Dra, credo. Perché ha detto lei, quindi è un'altra. Ok, andiamo. Oi, dove ero? Wow, cos'è questo? Vai, potenza al massimo! Sì, vabbè, buonanotte. Guerriera Dra. Ah, ok, me l'aspettavo. Ah, chi se lo poteva immaginare che sarebbe finita così? Qui a nord del Monte Kidung si trova il nostro villaggio, Dra. Di recente alcuni dei nostri compagni sono partiti per l'addestramento, ma non hanno più fatto ritorno, così sono venuto a controllare. Pare proprio che la scalinata che conduce al villaggio sia bloccata a causa di quell'incidente. Ne è la prova il fatto che questo posto sia pieno di cumuli di sabbia. Però anch'io mi sono ficcato in un bel pasticcio, come farò a ritornare? Il problema è che non sono abbastanza forte, la mia abilità del vento non è abbastanza forte. Allora, vabbè, dobbiamo andare qui comunque, quindi andiamo avanti, proseguiamo per questa strada. Qualcosa mi dice che il panteratto è molto forte. E infatti ci sono bombe. Aspetta, eccolo, va. Questo sembrerebbe un vicolo cieco e lei non è qui purtroppo. Eh? Ah, scusa, parlavo di mia. Rimandiamo questo discorso un altro momento. Andrea, a quanto pare siamo qui proprio per l'ora di cena. Ma la cena siamo noi! Oh, twist, plot twist! Oh! Dov'è? Ah, eccolo! Quanto è grande! Vai, attacchiamolo! No, non sto parlando perché non mi viene niente nulla da dire, è abbastanza semplice come cosa. Eccolo là. Ciuffo Tigroniglio. Questa era la prima boss fight. Insomma. Niente di che. Niente male, Andrea. Non sapevo che i bulbini fossero così forti. Capisco, sei il capo Osi, ecco perché sei così forte. Ma torniamo al discorso che abbiamo interrotto. Sto cercando mia sorellina. Volevo diventare più forte ed è partita per l'addestramento, ma non l'ho più vista. Pensavo che fosse venuta qui per affrontare i panteratti, ma mi sbagliavo. Dimenticavo, voglio darti qualcosa per ringraziarti di avermi accompagnata. Se lo combini con la tua arma, la renderai più potente. Cos'è? Oh, perfetto! Sabbia cocente, quello mi serviva. E anche le polpa di cactus per fare l'arma più potente. Grazie, Andrea. Grazie per oggi, Andrea. Verrò senz'altro a trovarti nella tua oasi. Perfetto, mi farebbe molto piacere.
Miura ha lasciato il gruppo. Miura è in viaggio alla ricerca della sua sorellina, sperando che la trovi, però se viene alla mia oasi mi fa più felice. Comunque, Andrea, ne abbiamo fatta di strada, se vuoi tornare all'oasi in un lampo, perché non provi a usare l'idroportale? Ah, scusa, mi sono dimenticata di parlartene prima, non pensavo che avremmo camminato così tanto. Con l'idroportale puoi tornare all'oasi in un battibaleno. Mi sembra proprio il momento giusto per usarlo, provalo subito. No! Non ora, fammi trovare altre cose prima. No, devo scavare per trovare questi materiali. Ci devo tornare un altro momento. Vabbè, apriamo questo almeno, apriamo. Cos'è? Un bracciale? Anello noce. Anello, ah, beh. Quindi, non potendo fare altro, raccolgo un altro po' di polpa di cactus. Così se serve al negozio lo riforniamo e poi usiamo l'idroportale. Che mi tocca toccare touchscreen sempre senza guardare. Ad ogni modo qua ci dovrò tornare un altro paio di volte, mi sa. Ah, neanche a livello 4. Accidenti, abbiamo sconfitto un mostro di livello 4 e diversi mostri di livello 2. Ma eccoti di nuovo nell'oasi, Andrea. Che avventura, eh? Ah, sì, prima Miura ha tirato dei materiali per costruire un'arma, non è così? Procedendo troveremo dei mostri del caos sempre più forti, quindi andiamo a sintetizzare un'arma all'altezza. Era proprio quello che volevo fare. Cambio area, eh? Vuoi andare a casa? Sì. Spada fresca, vuoi davvero? Certo. Vuoi utilizzare un'unità? Sì. Ho molti materiali, quindi queste parti così da ora in poi le salto perché le abbiamo viste diverse volte. È stato modificato. Spada di polpa di frutta agrodolce. Pozione piccola. Avrei anche un anello di noce, ma aspetta, non è che me l'ha messo direttamente qua dentro. Ecco, anello noce, difesa fisica e difesa magica. A posto. Per iniziare intanto è buono, comunque sia. Allora, andiamo un po'. Miura dovrebbe arrivare domani all'oasi, ma sono le 11:20, quindi è ancora un po' presto. Andiamo ad esaudire le richieste di qualche bulbino, se ce ne sono. Ero partito con l'idea di fare episodi di almeno mezz'ora, però sto vedendo che man mano che vado avanti gli episodi diventano più corti, non perché io non registri a sufficienza, ma perché proprio gli eventi che accadono sono minori e quindi niente, bisogna per forza tagliare parti che non servono e quindi il video viene più corto. Niente, qua la gente non compra nulla, i pingufi non comprano e quindi io non vendo e se non vendo non guadagno. E se non guadagno, niente. A questo punto potrei costruire intanto un'altra bull bottega. Perché ho abbastanza. Okay, no, questa va bene qui. Coperte. Aspettiamo anche la scena perché, come ho detto, non le faccio più vedere che non servono. Ora che vendiamo coperte. Allora, devo intanto rifornirla con i materiali. Termina la gestione, sì. Dunque, lei ora vende coperte, ma penso che le fabbrichi più che venderle. Le produca e le venda. Ok, quindi penso che andiamo a farle una visitina. Fornisci. Ah, proprio. Ah, pelo di panteratto. Ah, ce l'ha piena già, è piena. Ok, allora niente. Per il momento nulla. Allora vado un attimino a farmare un po' di punti, poi torno, vediamo se andando a dormire arriva Miura. Ah, però la cosa interessante, ho visto ora che c'è l'idroportale e posso teletrasportarmi direttamente al punto di prima. Quindi non mi serve più perdere tempo per andare a ritornare a quel posto, bene. Eccola, è lei. È lei, con Mo-Oela! 3, 4, 7 pingufi. Ok,
Sì, è proprio lei. Novità. Oh, l'oasi dei bulbini è addirittura più grande del nostro villaggio. E la Madonna, che vivete in un buco, vivete. Non è che l'oasi sia ancora grande, eh. Eccola qua. Eccomi qui, Andrea. Questa è la tua oasi, giusto? Ai, che male. Mentre venivo qui ho combinato un guaio e mi sono ferita. Basterebbero 3 pozioni piccole per guarire, ma io non sono in grado di usare il sintetizzafiore per crearle. Devo fare 3 pozioni? Ok, vuoi aiutare subito Miura? Certo. Miura o Miura? Non lo so. Miura o Miura? Non so preciso come si legge il suo nome, l'accento dove cade. Lo consegnare 3 unità di pozioni piccole? Certo. Mi offri delle pozioni? Grazie mille, non so come avrei fatto senza di te. Accetteresti questo vestito della viandante come segno della mia gratitudine? Penso che ti starebbe a pennello. Certo. Ah, buono, almeno abbiamo un vestito. Sei davvero in gamba, non sei in battaglia. Guarda che bel lavoro hai fatto qui. Perfetto, così anche lei. Lei dovrebbe diventare una mia alleata, credo. Senti, Andrea, posso restare in questa oasi? Ora mi pare che abbiamo fatto amicizia. E poi non pensi che potremmo sostenerci a vicenda? Dai, vedrai che andremo d'accordo, Andrea. Perfetto. Oh, saliamo di livello allora? Non lo so. Può essere? No, infatti ci vogliono più abitanti. Ci vogliono, sì. Mentre perlustavo la grotta dell'anfora ho incontrato un giovane bulbino. Se ne stava lì immobile all'entrata, forse gli è successo qualcosa? Nella grotta dell'anfora, che so benissimo dov'è. Aumento sempre le scorte anche se non ne hanno bisogno, così mi aumenta la barra dell'oasi. E quando vado fuori in perlustrazione o a combattere o a fare altro, insomma, mi è più alta la barra, quindi va bene. Quindi per questo video direi che è tutto. Nel prossimo andremo a salvare il giovane bulbino che se ne sta impalato di fronte alla grotta. E come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione come sempre link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.